Ok, partiti Harry, andiamo? Sharon e Nadia, prima! Buongiorno a tutti camminatori e non, siamo qui con Nadia e Sharon. Nadia è un'amica, ci siamo conosciuti grazie al progetto di un mio documentario del 2017, se non vado errato, Ad un passo all'orizzonte, un bellissimo progetto a cui tengo molto, che è nata anche questa bella amicizia che ci vede amici e poi abbiamo fatto anche qualche progetto assieme a livello professionale. Nadia è una counselor specializzata in inclusione sociale, mentre Sharon è una guida ambientale che insieme a Nadia anche siete soci di Noisy Vision, di questa associazione. E Nadia, parlaci un po' di te e di cosa fai anche in merito appunto a questa associazione che tra i vari progetti organizza anche dei cammini come la Via delle Idee e tanti altri. Sì, come vi diceva prima Fabio, sono counselor e sono diversi anni ormai che mi occupo di inclusione sociale, sia per quello che riguarda la disabilità, ma più in generale mi occupo appunto di tutto quello che riguarda la nostra possibilità di avere delle buone relazioni e di stare bene con noi stessi e con gli altri. In questo si inserisce anche il mio essere parte di Noisy Vision, che è una associazione molto giovane, molto vivace, di persone vedenti, non vedenti, ipovedenti, anche con altre disabilità sensoriali. Okay. E il nostro obiettivo è quello di dimostrare a tutti che si può camminare insieme, che si può vivere bene anche quando si ha una diversità, anche una diversità che a volte pone delle sfide grandi, come può essere l'ipovisione o piuttosto la cecità o la sordità. Quindi tra le nostre più grandi attività e più belle attività c'è quella di organizzare dei cammini inclusivi e delle escursioni anche diurne sempre sul tema inclusione, quindi e camminare con noi significa camminare tutti insieme aiutandosi, quindi c'è un momento in cui magari chi non vede ha bisogno di un aiuto per fare un passaggio, per sentire, no, il terreno e quindi poter camminare e avere una direzione, c'è un momento in cui l'ipovedente non riesce a vedere quello che c'è di fronte perché c'è troppa luce o c'è troppo buio nel bosco e quindi ha bisogno di seguire i passi di qualcuno. Ma c'è anche il momento in cui colui che vede magari è stanco e ha bisogno di una pacca sulla spalla e potrebbe essere quello che lui sta accompagnando a dirgli ehi, vecchio. È un aiuto reciproco. Assolutamente, insomma. Sì. Assolutamente. Tra l'altro, non l'ho detto, ma ci troviamo in Toscana, a San Piero a Sieve, che comunque è una tappa del Cammino degli Dèi, dove Sharon tu abiti, giusto? Sì, qua, sono nata. Qua vicino. E siamo sul sentiero romano, quindi che ha più o meno 2000 anni di storia, quindi è veramente interessante stare qui e toccare con mano proprio la storia, ed è un percorso che tu comunque fai spesso accompagnando le persone che vogliono comunque fare un cammino e un'attività del genere. Da quanti anni fai questo lavoro? Sono circa 3 anni, è da poco in realtà, sono fresca, però l'ho percorsa diverse volte ormai, circa 2 volte l'anno. E in questo cammino ho conosciuto Nadia qualche anno fa, perché trovai per caso un volantino dove cercavano volontari per accompagnare persone ipovedenti e non vedenti lungo la Via degli Dèi. Io la conoscevo, ci sono nata e quindi ho detto perché no, faccio la guida e mi sono buttata. Lì ho conosciuto lei e tanti altri ragazzi e poi mi hanno chiesto di essere la loro guida, di accompagnarli lungo vari cammini, non solo la Via degli Dèi, ma da quest'anno inizieremo anche a calpestare altre terre. Bellissimo. E questa tua passione per i cammini, per la montagna, è nata, penso, da piccolo, visto che abitando in queste zone. Sì, credo grazie ai miei genitori. Mi hanno sempre fatto viaggiare tantissimo, in camper, ovunque, Europa. A un anno ero su un aereo che mi portava dall'altra parte del mondo, in Argentina, perché mia mamma è originaria argentina, per cui fin dalla nascita, ecco, ero sempre in giro. C'è il viaggio nel DNA, insomma. Sempre in giro. Beh, questa penso sia una
una bella fortuna. L'origine è lì, credo, sì. L'origine di tutto. In realtà tramite l'università, perché ho fatto il tirocinio nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, studiando ad Agraria, e da lì ho conosciuto un gruppo di ragazzi che ha aperto una cooperativa di guide. Avevano bisogno di una mano e io, conoscendo il parco, ho detto perché no. Ho preso l'attestato e da lì ho iniziato. Poi, vivendo in questo posto meraviglioso, ho detto perché devo farlo solo limitata al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Quindi ho iniziato a portare le persone a casa mia, più vicino a casa, chilometro e zero. Ottimo, assolutamente. No, ma infatti questa cosa dei cammini che io ho scoperto poi quest'anno, e io dico allenandomi, anche se poi è brutto il termine allenarsi, ho scoperto proprio la bellezza del cammino, della velocità con cui tu intraprendi un viaggio, che può essere anche di un giorno solo, perché riesci veramente ad osservare, ad ascoltare tutto quello che è intorno e ad ascoltarti. Questo è bellissimo. Infatti sappiamo che tu non porti le persone che comunque tu accompagni da una tappa a un'altra e basta. Comunque c'è molto di più. Spiegaci un po', appunto, una giornata tipo con te per chi volesse fare un'attività del genere. Allora, prima di tutto ricordati sempre di partire con un po' di freddo, quindi non ti vestire troppo. Va bene, okay. Devi percepire il fresco, okay. Ok? Perché tanto ti spoglierai. Ok. E poi inizia a osservare quello che hai intorno, inizia a ascoltare quello che abbiamo intorno. Concentrati. Quando magari vedi che cammini un po' troppo veloce, stai... Fermati. Ok. Fermati. Stop. E riparti. Riparti con un passo un po' più lento, metti le ridotte, ricordati di questa cosa, perché tanto lo farai, accelererai per arrivare magari più velocemente alla meta, no? Però quello che dico io è senza mai raggiungere la meta, perché ce l'hai intorno. Giusto. Ti devi concentrare su questo, su queste pietre, sugli alberi, il vento. No, è giusto, anche perché la cosa bella che è... Sì, c'è una meta da raggiungere, però non è una gara, non è una competizione dove dover fare il minor tempo possibile. Quindi ognuno si prende i suoi tempi, i suoi spazi, i suoi momenti. È difficilissimo. Perché siamo abituati. No, lo vedo accompagnando gruppi, no, persone. Tanti sono lì a guardare l'orologio, il contapassi, ora siamo tutti... No? Eccolo, 33.000 passi, 33.000, capito? No, abbandonalo, tanto ce la farai arrivare, sarai stanco sicuramente, ma non lo guardare. Certo, non lo guardare. No, sarà una bella sfida, perché ovviamente io di professione faccio regista, videomaker, e quindi ho deciso di raccontare a livello video questo cammino che farò. Però chiaramente non voglio che sia associato al lavoro, infatti non userò attrezzatura che uso tutti i giorni, deve essere la cosa più leggera possibile, il meno invadente, e deve essere un di più, perché non deve essere un impegno, non deve essere un lavoro, questo è importante. Tu, Nadia, appunto insieme a Sharon, 2 anni fa hai fatto la Via degli Dèi, dico bene? Sì. Se ci vuoi raccontare questa esperienza, come l'hai vissuta, se ti sei preparata prima, se avevi esperienze simili prima di questa via? Allora, prima di fare la Via degli Dèi, ricordo che nei 2 mesi precedenti, ovviamente essendo ipovedente non ho la possibilità di prendere la macchina, andare in Appennino e farmi una giornata o due da sola, quindi devo sempre un po' calibrare le mie volontà con le possibilità di qualcuno di accompagnarmi, e quindi mi ricordo che comunque per me il training era sicuramente fisico, quindi fitness, cercando insomma di mantenermi in forma, di fare un bel po' di fiato, ma più che altro psicologico, cioè l'idea di sopportare 7 giorni di cammino in cui non avrei avuto il controllo di quello che stava accadendo. Okay. 7 giorni di cammino in cui avevo la possibilità di fare dei punti di riferimento per la mia vita, quindi io l'ho presa come una sorta di spartiacque. Quindi il prima, la Via degli Dèi, il dopo, la Via degli Dèi, perché l'ho vissuta come un cammino interiore soprattutto, quindi era come se avessi scelto di aprirmi a delle possibilità che mi si sarebbero rivelate durante il cammino, e così è stato, perché io in quella settimana
credo di aver acquisito anche delle competenze non soltanto personali ma anche professionali, e mi occupo di benessere e di inclusione sociale delle persone con disabilità visiva, ma non solo. E durante quella settimana io ho potuto osservare me stessa ma anche gli altri, e nel loro cammino, nel loro passaggio da un momento all'altro, nella nostra acquisizione passo passo di una sicurezza e anche di come vivevamo le paure, quindi gli altri sono specchi, sì, nostri. Il cammino di gruppo, come è fatto per ovvie motivazioni, il cammino con Noisy Vision ti permette anche di specchiarti, quindi di prendere consapevolezza dei tuoi pensieri, delle tue paure, anche negli occhi degli altri, negli occhi e nelle parole degli altri. Quindi in quei giorni ricordo i grandi momenti di gioia condivisa, cioè arrivare su e in cima dopo una salita che non ti lasciava nemmeno il fiato per dire grazie e arrivare su insieme agli altri significava poter condividere una conquista e leggere anche il modo in cui gli altri celebravano quel momento. Questo è stato importante, e anche il modo di avere paura di tutti noi, cioè, mi è servito poi dopo anche per fare dei punti di riferimento nel mio lavoro di persona che può aiutare oltre che se stessa anche gli altri per trovare una dimensione di benessere anche nella relazione d'aiuto. Cioè, come le persone che vedono durante il cammino aiutano chi non vede o chi vede poco. Questa è una parte fondamentale, ma non perché la dialettica del mondo è sempre tra chi vede o chi non vede, ma perché è un esempio, semplicemente. La sì, disabilità non è un mondo a parte, è solamente una lente di ingrandimento per vedere quello che accade normalmente tra tutti, no? Sì, no, penso che sia una bellissima esperienza da entrambe le parti, assolutamente, certo. Quindi sono sicuramente attività interessantissime per qualsiasi tipo di persona. Sì. E come dici tu, sicuramente la squadra, insomma, il viaggiare in gruppo, il fatto di confrontarsi, quello è fondamentale. Io ho scelto di farlo in solitaria perché anche lì, come parlavi prima di paure, voglio affrontare questa paura. Io ho viaggiato pochissimo da solo, quindi per me sarà un affrontare una mia paura, un ascoltarmi, e sì, forse non ci sarà quella cosa dello specchio, magari la scoprirò guardando le immagini, sicuramente, no? Mm-hmm. Che farò, e però sì, sicuramente penso che anche il viaggiare sia anche un po' quello, no? Riuscire a migliorarsi ed affrontare delle proprie paure. Credo che gli specchi tu li troverai nelle nuvole, che prenderanno delle forme particolari, li troverai in una sensazione sulla pelle perché magari avrai freddo e poi caldo. Le metafore il mondo te le dà sempre. È ovvio che camminare in gruppo significa specchiarsi negli altri e magari vedere proiettato un tuo timore o un tuo coraggio nell'altro che ti cammina accanto. E camminare da soli, io magari non lo faccio in natura ma lo faccio tutti i giorni, camminare da ipovedenti soprattutto in città non è un affare scontato e le metafore le trovi sempre, i significati, i messaggi che ti manda l'universo li troverai ad ogni passo, basta essere veramente in apertura e pronto ad accogliere, li troverai veramente ovunque, attrarrai quello di cui avrai bisogno in quel momento per avere una tua centratura e una tua conquista. Sì, assolutamente. E poi la cosa è andata talmente bene che si è passato a organizzare delle attività insieme, sì, a Sharon, quindi sì, vedete che la cosa è stata positiva, assolutamente. Sì, ho cercato di tradurre quell'avventura, quelle competenze acquisite, quel dono ricevuto in qualcosa di appetibile e sostenibile per tutti. Cioè, sappiamo bene che partire per un cammino di 7 giorni non è una cosa fattibile per tutti, io stessa non è che posso sempre partire, andare, tornare, no? Certo. E quindi si è pensato anche, per una logica di inclusione più facile, quindi di sostenibilità anche logistica, di organizzare delle escursioni diurne che sono partite nel 2019 nei territori prima di Modena e poi anche di Bologna. Abbiamo chiamato queste escursioni inclusive, queste giornate formative, le abbiamo chiamate in natura, le abbiamo chiamate passi gialli.
e proprio per riprendere l'idea di quel giallo che ci ha guidato durante la Via degli Dei, quindi il nostro Yellow the World. Spiegaci perché il giallo, per chi non lo sa, appunto, per chi sì, non conosce la vostra realtà. Adesso ormai penso che lo sappiano tutti perché lo diciamo sempre, però per chi non lo sa, i pochi che non lo sapessero, il giallo è un colore con una altissima rifrazione e quindi è uno dei colori più visibili, più riconoscibili anche per chi vede poco e per gli ipovedenti che hanno problemi anche di, diciamo, di distinzione dei colori, il giallo resta sempre uno dei più riconoscibili e spesso rimane anche l'unico colore che riesce a distinguere nettamente, soprattutto okay. se è in alto contrasto, quindi un giallo su nero per esempio, per farci capire. Quindi un po' l'idea della campagna Yellow the World lanciata da Noisy Vision è un po' questo, cioè l'idea di riportare il pensiero a un piccolo stratagemma, un piccolo trucco per rendere sostenibile e accessibile il mondo a chi ha un diverso modo di percepirlo, quindi in questo caso la disabilità visiva, l'ipovisione, ma il concetto è sempre lo stesso. Quando progettiamo qualcosa facciamo lo sforzo insieme di renderlo fruibile per tutti, perché ci vuole davvero poco, cioè basta fare attenzione, certo. Questo si può fare e ci renderemo sempre conto che nel momento in cui progettiamo delle cose che sono per tutti, poi la gioia ritorna, no? Un po' come i passi gialli. Sì, la gioia è bella se è condivisa, esatto. Assolutamente. Se alla fine della salita hai una squadra che quando arrivi ti fa già l'ovazione, sì. O quando cadi è pronta a dirti subito tutto bene e poi ti fanno l'applauso perché come sei caduta tu non è caduto nessuno. Cioè. Ottimo. E Sharon, tu hai iniziato facendo i cammini con Noisy Vision o li facevi anche prima, nel senso come guida? Li facevo anche prima. Anche prima, sì, quindi sì, è sì, cambiato sì. qualcosa nell'approccio? Sì, ero curioso di questa cosa qua. Senti, con i ragazzi di Noisy Vision probabilmente il cuore si apre di più, anche proprio perché giustamente, no? Abbiamo bisogno di aiuto, io devo dare una mano, io devo dare un braccio o tenere una bacchetta o dirti attento, c'è uno scalino in discesa, c'è il selciato romano, non inciamparci, insomma. Certo. C'è un'attenzione. C'è un'attenzione in più. In più, sì, però c'è proprio c'è un'apertura di cuore maggiore. Noi vedenti abbiamo tantissime barriere, sì. Tantissime barriere. Invece, almeno per esperienza mia, ecco, ho incontrato lei, ma non solo lei, insomma, no? Tutto il gruppo di persone che sono arrivate. Una bella apertura. È quello che cambia. Escono fuori i sentimenti. Non c'è paura dei sentimenti, vengono fuori. Sì, penso sia un'esperienza dentro l'esperienza, no? Penso sia più aumentata, no? Come, sì. come realtà. C'è comunicazione sì. più diretta, probabilmente dovuto anche alla disabilità, no? Magari. Sì. Però sì, noi vedenti siamo un pochino più chiusi. Sì. Sì, vedo che nei vari cammini, no? Non è tutto oro, non è tutto facile, no, non dipingiamo certo. la disabilità come qualcosa di privo di sfide o di difficoltà certo. e non dipingiamo nemmeno i non vedenti o gli ipovedenti come i salvatori della vita relazionale ed universale, no. Però è vero che nel momento in cui ti metti in gioco nella relazione, e in una relazione in cui entra in gioco una diversa percezione del mondo, sei costretto a fare un passaggio, sia un passaggio di traduzione, quindi se tu mi fai un gesto io non te lo vedo, quindi mm-hmm. tu devi essere capace di inventare un modo per cui il tuo gesto sia traducibile, sia comprensibile per me, e non sempre è la parola, ok? Ok. Quindi c'è questo passaggio, quindi è un training quasi, no? Per imparare a comunicare meglio. Per noi, quindi per le persone che hanno un limite e se lo vivono addosso, perché partire per una via degli dèi quando sai che non vedrai il sentiero è pesante, perché sai che devi comunque chiedere aiuto, e allora c'hai sempre questo pensiero: oddio, ma magari mi si appendo troppo al braccio, magari lei si stanca di guidarmi, forse è meglio che chieda a qualcun altro. E poi viene la sera, devi ancora avere il coraggio di chiedere, perché magari a cena, dopo una giornata in cui hai chiesto aiuto per camminare, magari c'hai bisogno anche di qualcos'altro. Mm. E lì scatta
la possibilità di dire ok, io però sono io posso avere bisogno perché non vedo il pane sulla tavola. Ma questo cosa significa? Magari la mia compagna o il mio compagno di fianco che ci vede ha bisogno per qualcos'altro. Quindi togliersi dall'idea del io ti aiuto, sì, e tu invece, cioè, sì, dell'aiuto unidirezionale, ok? Certo. Ci aiutiamo, c'è una circolarità. Sì. Questo è, diciamo che noi nei nostri cammini puntiamo a ricreare le condizioni in cui vorremmo che si vivesse sempre. Quindi tolti gli stereotipi, tolti i giudizi, spazio alla relazione. Perché sì, è lì che c'è. Sharon è una guida ambientale, è la nostra guida, come le altre guide che ci aiutano per esempio nei passi gialli. È fondamentale avere la capacità di relazionarsi. E non è io ti guido, io ti aiuto, è io cammino con te e ti metto nelle condizioni di camminare. Stop. Sì. Però cammini tu. No, interessante. Poi sicuramente c'è uno sviluppo, sicuramente dal primo giorno all'ultimo, perché comunque sì, è un confronto, un creare un codice. Comunque è comunicare, quello sì, comunicare, cioè, aprirsi. In comune, e la differenza è proprio vedi. Poi lo facciamo anche noi vedenti, però noi, per noi è più semplice magari, sì, no? Io ti guardo negli occhi e ti posso dire tantissime cose. Sì. Ti ricordi, Sharon, quando siamo... Possiamo svelare una parte della nostra via degli dèi? Beh, io penso che sia interessantissimo. Quindi... Durante sì, la nostra via degli dèi c'è stato un momento in cui siamo arrivati, era forse il penultimo giorno, e dopo tutte le salite, le discese, la grandine nel bosco, gli scarponi in bagnati boschi, in questi boschi. Perché avete preso anche la grandine. Certamente. Non vi siete fatti mancare nulla. No, assolutamente so. No. Il sentiero che da sentiero è diventato torrente e la voglia di dire adesso mi lascia andare e poi no, qualcosa ti fa andare avanti perché c'è qualcosa o qualcuno, nel mio caso, perché ho avuto quasi le allucinazioni. Ma non era un'allucinazione, era veramente altro. Poi lo scoprirai, non... accadono cose di altri mondi su questa via. Si chiama via degli dèi, mica per niente, insomma. No? C'è qualcosa di superiore che esatto, ci circonda. E vai avanti, no? A fiducia. Vabbè, insomma, dopo tutta questa, diciamo, queste giornate un po', come dire, emozionanti, impegnative, arriviamo a questi prati che si aprono, no? Quindi la Toscana che ti accoglie con questi colori, questi prati, queste colline dolcissime, queste linee Firenze, accoglienti, morbide. E lì c'era un punto panoramico e io ho ancora ben in mente la scena di noi che guardiamo dal sentiero il panorama e di un camminatore che era con noi, che abbraccia una nostra compagna non vedente e le comincia a raccontare a descrivere tutto quello che c'era davanti. Ovviamente io ero dietro, mi sono beccata tutta l'audiodescrizione, quindi per me è stato perfetto. Però la poetica della condivisione. Cioè, no, interessante. In quel momento lui ha regalato una descrizione a lei, ma ha dovuto prima sentirla, quel panorama, ha dovuto prima sentire quella meraviglia che aveva davanti. E nel condividerla con lei, io ricordo che lei si era molto emozionata. E quindi diventa una comunicazione, del mettere in comune ciò che io vedo e ciò che io sento. Da lì poi nacque una delle attività che facciamo più spesso nei passi gialli, che è proprio un gioco nato da questa esperienza. Il fatto di descrivere ciò che... Sì, noi in realtà l'abbiamo fatto io e Sharon a Pratolino. Al parco di Pratolino. Al parco di Pratolino, dove abbiamo fatto una giornata di... diciamo, che cos'era? Una giornata di... Io credo possa essere definito educazione alla bellezza. Bello come, sì, come titolo perfetto. Esatto. E abbiamo fatto questo gioco che è il puzzle panoramico. Non ve lo spiego perché dopo diventerebbe banale. No. Però appunto mi interessava e te lo volevo chiedere, ve lo volevo chiedere, oltre appunto ai cammini, che altre attività fate con Noisy Vision in generale, comunque di cosa si occupa e quali altre attività oltre ai cammini fate durante l'anno? Ci sono tutta la parte di escursioni, gli eventi, prima diciamo che in tempi
non sospetti, abbiamo cominciato a lavorare all'interno di eventi vari, per esempio la Notte Gialla di Modena, okay, piuttosto che appunto al Parco di Pratolino con questa giornata di educazione alla bellezza e di passeggiate sensoriali, quindi la multisensorialità, l'educazione a sentire la bellezza attraverso i vari canali. E poi ci sono mille progetti, perché ci sono i progetti della barca a vela. E lì è forse la sfida più grande, è quella dello spazio. Quindi il sentire il proprio spazio in uno spazio che è stretto. Imparare a gestire i movimenti quando non vedi magari sotto coperta perché c'è troppo buio, o sopra, che già non mi ricordo come si dice però... No, non lo so. Capitano, esatto, saluti al capitano, esatto. Però magari nel pozzetto non vedi, quindi devi chiedere. Insomma, sono sempre queste un po' le logiche. E poi anche in quel caso l'educazione e la, diciamo, la, l'invito a chi partecipa a lasciarsi andare al ribaltamento della prospettiva, perché noi viviamo la terra come la casa e il mare come il posto in cui vai, no? Che quindi da metà del viaggio, la vacanza. Lì invece il mare era la nostra casa. Eravamo sì, a casa noi eravamo dentro a un guscio che galleggiava nel mare. E la terra era il punto in cui scendevamo giusto la sera, e a un certo punto non è più la barca che si muove, è la terra, perché quando metti il piede sopra quello che dovrebbe essere il famoso mal di terra, lì sì, si ribaltano tutte le prospettive. Verissimo. Quindi in quel caso, per esempio, il punto di riferimento dell'esperienza è proprio il saper mollare, anche sì, lì accettare la realtà che ti cambia, sì, l'adattarsi, ma non tanto l'adattarsi come sistema passivo, il reagire, forse. Esatto, l'adattamento come processo attivo. Che cosa posso fare io in questo piccolo spazio che è una barca in mezzo al mare, e per imparare a vivere poi quando tornerò sulla terra, un po' come la via degli dèi. Cosa posso fare, cosa posso sentire io in questo cammino, e cosa mi posso poi portare a casa? Perché se io vivo la via degli dèi come una sfida agonistica, io torno a casa, sono contenta, ma poi finisce lì. Certo. Ma se io ad ogni passo, ad ogni tappa faccio un punto di riferimento, la mia esperienza, quando torno a casa io sono ricca. Certo. E quando avrò paura, perché ci sarà un momento nella mia vita in cui avrò paura, potrò ricordarmi che c'è stato un momento sulla via degli dèi in cui ho temuto davvero di morire, poi mi sono affidata, ho fatto il passaggio dell'affidarsi, dell'affidarmi, ed è andato tutto bene. Certo. No, questo tema della paura è interessantissimo. Io penso che la paura nasca sicuramente prima, no? Come tu sei, nasci prevenuto dicendo: ah, chissà se mi perdo durante il sentiero. Sì. Poi una volta che sei in cammino, la paura non c'è più, perché tu la stai affrontando. No, tornerà. Quindi sei già... Sentirai il cuore battere. Sì, però è una sfida con te stesso, ovviamente, ma... E penso che in quel caso la paura è una cosa positiva, no? Sarebbe sbagliato certo, non aver paura. Certo. Quindi... Però c'è sempre, non sai cosa avrai di fronte a te, non sai che cosa incontrerai, c'è sempre l'inconscio e devi lavorare su quello, cioè sull'inaspettato. Potrebbe succedere di tutto lungo il cammino: incontrare una persona, trovare una deviazione, trovare il lato del reno allagato, esatto. Quindi insomma ci sono tante, sì, tante cose possono... La grandinata che abbiamo incontrato con Nadia, il sentiero era bianco, completamente bianco. Maggio, la neve abbiamo incontrato, era maggio sempre uguale. Insomma, è quello, devi lavorare su quello. La paura ci sarà, la affronterai, sentirai il cuore battere, come sempre, però lì ti rifermi e riparti. Ottimo. Ti affidi. E ti affidi. Volevo infatti chiedervi a entrambe un consiglio su, su cosa, come affrontare nel miglior modo questo viaggio, chiamiamolo così. Un consiglio, una raccomandazione. Non prenderlo sotto gamba, come fanno in tanti purtroppo.
Tu parli sia a livello fisico che a livello, sia, diciamo, sia a livello fisico, a livello, più a livello fisico, ecco. Tanti lo prendono sotto gamba. Comunque stiamo scavalcando l'Appennino, in una parte un pochino più dolce, però comunque lo stiamo scavalcando ed è impegnativo, perché cammini per più ore consecutive, 5, 6, 7 tutti ore al giorno, tutti i giorni, quello, sì. Un giorno dopo l'altro, quindi al terzo giorno inizi a essere un po' stanco. Prenditi i tuoi tempi, le tue pause, prenditele tutte, non avere fretta di arrivare, perché tanto viene, arriverà la fretta di arrivare. Quando senti che arriva, tu cerca di controllarla. Ok. Non prenderlo in modo superficiale, ma vai oltre, vai nel profondo, guarda oltre. Non guardare solo con gli occhi, vai oltre. Cioè. E no, quella è una cosa. Cercherò di farlo. Cercherò di farlo, assolutamente. Poi di mio sono abbastanza calmo, quindi non penso che andrò veloce. Esatto. Però sì, sicuramente la necessità, l'urgenza di dire voglio arrivare, non si sa mai, fa buio, sicuramente scatta in automatico. Non è normalissimo. Certo. Devi imparare a controllarla, a gestirla. E poi fermati, fatti una pausa per mangiare, mangerai, immagino, sì, no? Sì. Giusto. Ok. Ti fermi. Prendi la tua pausa, riparti e poi il corpo va in automatico a un certo punto. È una camminata meditativa. Certo. Non pensi, smetti di pensare. Smetti completamente di pensare. È un tutt'uno. Dal quarto giorno in poi, quinto, arrivi l'ultimo giorno, non ti vuoi fermare, vuoi proseguire il cammino. Arrivo a Firenze, bene. Arrivo a Siena, Roma. Bene. Lei è. Non tu. Con la mente. No, ma infatti una cosa che noto nei racconti, eccetera, che molti arrivano a Firenze e poi prendono il treno più veloce per tornare a Bologna. Per me, poi per carità, se uno ha delle esigenze lavorative, però deve essere molto traumatico. Dopo 6 giorni o quelli che sono di 40 cammino. Minuti. Esatto, in 40 minuti li fai tutto e dici, cioè è traumatico. Infatti io che ho la possibilità, voglio restare sicuramente a Firenze a capire, a decomprimere. Potremmo venire a trovare. Ah, sarebbe bellissimo. Io faccio 40 anni, quindi la festa è... Ci agganciamo. È aperta a tutti, assolutamente. In piazza della Signoria, sì, vero? Sì, sì, sì. La festa portate è... del vino per brindare. Sì. Non ti mettere in cammino se la bocca non sa di vino. Ah, è un detto? Davvero. Assolutamente. Toscano. Bello, bello. Tu, Nadia, invece qualche consiglio che mi vuoi dare spassionato? Visto che mi conosci un po' dura. È che te l'ha già detto lei. Sì, quindi del godersi le cose. Ti posso dire che a volte la fretta di arrivare nasce dal timore, quindi dalla paura dell'essere comunque in balia di qualcosa che non controlli, che è la natura, il cielo, la terra. Ti posso solo dire di avere fiducia. Sì. E di goderti anche la paura. Cioè di non rifiutare quello che ti arriva. Vivitelo. Sarà fatto. E per chi volesse avere informazioni sulle vostre attività, su dove trovarvi, dove vi può trovare sui siti, sui social. Mm-hmm. Allora, come Noisy Vision Onlus pubblichiamo tutte le nostre notizie sia sul nostro sito web, quindi www.noisyvision.org, oppure sulla nostra pagina Facebook, che è Noisy Vision Onlus. E per quello che riguarda i cammini, quindi cammini di 2, 3, 5, 7 giorni, noi in questo momento collaboriamo con un tour operator meraviglioso che è Appennino Slow, quindi sulla pagina, sul sito web di Appennino Slow si trovano anche tutti i canali con cui prenotare la partecipazione ai nostri cammini e alle nostre escursioni. Ottimo. E invece se qualcuno vuole informazioni direttamente su di te, Sharon, dove ti può trovare? Su di me c'è la pagina Facebook Namecos Trekking. Namecos Trekking. È un acronimo. Natura, mente, corpo e spirito. Bellissimo. Quindi ti possiamo trovare lì, sì, e seguire anche un po' le tue attività che, esatto, farai. Su Appennino, sul sito di Appennino Slow invece trovate la categoria viaggi accessibili. Okay. Perché esatto, è lì dove siamo. Che voi curate con noi, Appennino Slow. Sì, esatto. Perfetto. Collaboriamo, sì, con loro. Sì. Collaborate con loro, sì. Perfetto.
Ragazze, grazie mille per i consigli, per la chiacchierata, assolutamente è stato molto interessante vedere anche questo aspetto e cambiare un po' il punto di vista. Già. Assolutamente. Quindi che dire, ragazzi, grazie mille e come faccio con tutti direi di metterci in cammino per iniziare un po' l'esperienza, no? Che dite? Andiamo? Sì. Andiamo. Andiamo.